Allora, sì, ormai manca veramente poco al giorno della gara e sicuramente l'obiettivo era essere lì, però dall'altra parte vorrei riuscire a fare una gara che mi soddisfi al 100% e quindi sicuramente vorrei arrivare lì al massimo della forma e purtroppo negli ultimi giorni forse anche un po' la pressione, così non mi sto sentendo benissimo, quindi spero comunque di riuscire a ottenere il massimo. Queste settimane sono stata un po' a Innsbruck e poi proprio le ultime 2 settimane invece sono stata qui a Milano al Centro Federale con Vincenzo ed Eloisa, ho lavorato un po' sugli ultimi dettagli. E devo dire che ovviamente l'obiettivo di quest'anno era andare a Parigi e ho toccato un ottimo periodo di forma a giugno e queste settimane non mi sto onestamente sentendo al 100%, però poi ovviamente la gara non è solo il fisico e quindi spero, diciamo, di riuscire a dar tutto in gara. Per arrivare dove sono ora devo ringraziare veramente tante persone, prima di tutto i miei genitori e la mia famiglia, poi i miei allenatori, sia quelli, diciamo, del passato, sia quelli che mi allenano adesso, e la federazione, il gruppo sportivo delle Fiamme Oro e tutti i miei amici e devo dire tutte le persone che mi sono state intorno hanno dato magari anche nel loro piccolo un aiuto, quindi diciamo devo ringraziare veramente tutti. Non vedo l'ora perché comunque vedo tante storie di tanti atleti e nel villaggio ci saranno un sacco di cose da fare e diciamo io ho vissuto già un'Olimpiade a Tokyo, però lì era un po' un'Olimpiade vissuta a metà perché comunque c'erano un po' di restrizioni e quindi non so bene che cosa ci sarà da fare, ma sicuramente qualcosa da fare ci sarà e sono molto curiosa. Diciamo già in questi giorni anche dall'Italia sto seguendo un po' le Olimpiadi e non ho mai seguito tanto lo sport, però diciamo che mi stanno appassionando anche magari conoscendo alcuni atleti che competono, ho seguito soprattutto il nuoto, sto seguendo e vorrei vedere durante le nostre gare, ci saranno le gare di atletica e sicuramente ci sarà tanta gente che vorrà vederle, però se riuscissi sarebbe una grande emozione. Un sogno. E invito tutti, arrampicatori e non, a seguirci il 5, il 6, il 7, l'8, speriamo anche il 9 e il 10, e a seguire le nostre gare, sia perché comunque l'arrampicata è uno sport molto bello, anche per chi non capisce tanto di arrampicata. Secondo me può essere molto interessante.